Gentile pubblico, è Storia 2022, 18° Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale È Storia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di Commercio Venezia Giulia, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine. Grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di È Storia, cui vi invitiamo ad aderire. L'arredo del palco è gentilmente concesso dall'Amoroso di Udine, che ringraziamo per la collaborazione. Sta per iniziare l'incontro intitolato Arrestate Gramsci, una lezione di Angelo Dorsi. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Ricordiamo che al termine degli incontri sarà possibile acquistare i libri degli autori presso lo spazio autori e incontrare gli ospiti presso lo stand firmacopie. Tra un incontro e l'altro, per motivi tecnici e di sicurezza, invitiamo il pubblico a lasciare la tenda. Buona storia a tutti! Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Ecco. Così va meglio. Il titolo non l'ho dato io. E la spiegazione del titolo, men che mai. Perché quello che racconterò contraddice completamente quello che leggete sul dépliant. Che corrisponde invece a una comune opinio che si sta diffondendo, si è un po' diffuso negli ultimi decenni, per cui Antonio Gramsci in carcere sarebbe stato un privilegiato. È una balla clamorosa, diciamolo. Io ho scritto una biografia di Gramsci, di cui sto facendo adesso una nuova, ulteriore edizione di 300 pagine in più, quindi lasciate perdere tutto quello che avreste voluto sapere. Quindi, dal titolo comunque capisco che noi ci occupiamo non di ciò che Gramsci pensa e scrive sul fascismo, ma piuttosto di quello che il fascismo, come dire, l'atteggiamento che il fascismo ha verso Gramsci. Potremmo cominciare dall'indomani della marcia su Roma, di cui quest'anno, come sapete, ricorre il 100° anniversario. All'indomani della marcia su Roma, a Torino, dove Gramsci non era a Torino, ma insomma era stato a Torino fino a maggio del 22, poi era andato in Russia come delegato presso il Comintern, delegato del suo partito, il Partito Comunista d'Italia, di cui non era segretario, il segretario era Amadeo Bordiga. C'è un'incursione nella sede del quotidiano d'Ordine Nuovo, diretto da Gramsci, a Torino in via Arcivescovado. Quello fu il primo quotidiano a essere chiuso violentemente dai fascisti. Poche settimane dopo, il 18 dicembre del 22, i fascisti torinesi, con la benedizione di Cesare Maria De Vecchi, fatto conte di Valcismon addirittura, organizzarono una spedizione punitiva in grande stile contro anarchici, socialisti e comunisti torinesi. La famosa strage del 18 dicembre, che è ricordata a Torino da un piazzale dove c'è una delle stazioni ferroviarie principali di Torino, Porta Susa. I fascisti non sapevano che Gramsci non fosse a Torino, anche Gramsci era nel loro elenco, diciamo, ma Gramsci era a Mosca. Di qua noi possiamo già capire in qualche modo quale poteva essere l'atteggiamento del fascismo verso Gramsci. Gramsci era andato a Mosca nel maggio del 22 e si sarebbe trattenuto a lungo, diciamolo, anche per ragioni di cuore. A Mosca conosce prima Eugenia, poi Giulia. L'altra sorella, Tatiana, la conoscerà poi più avanti a Roma nel 1925. Giulia poi diverrà sua moglie
Gramsci in realtà, quando arriverà a Mosca, arriva prima a Pietrogrado, poi a Mosca, sarà in condizioni fisiche molto debilitate. Voi sapete che Gramsci era affetto da una grave malattia che l'aveva colpito quando aveva circa 2 anni, la stessa malattia di Giacomo Leopardi, il morbo di Pott, una tubercolosi ossea, cosa che lui scoprì in realtà soltanto nel 1933, era nato nel 1891. E quando lo scoprì, come dire, non ebbe bei pensieri verso i suoi genitori, che l'avevano, prima avevano raccontato una bugia, perché la malattia negli ambienti un po' arretrati culturalmente fa vergogna, e quindi avevano parlato di un incidente domestico. E avevano curato il povero bambino in modo barbarico, prima facendogli delle frizioni sulla schiena, dove intanto si stava manifestando una gibbosità anche davanti, e poi addirittura arrivando ad appenderlo per le caviglie a una trave del soffitto di casa. Ed erano abbastanza convinti che il povero Antonio paspaliver, cioè non sarebbe sopravvissuto a lungo, tant'è che avevano anche ordinato una piccola bara bianca al falegname di Ghilarza, e per comodità dove l'avevano messo? Sotto il letto di Nino, come veniva chiamato in casa. Così sarebbe stato più comodo, per così dire, bastava tirarlo giù. Dunque, Gramsci arriva a Mosca, arriva in Russia in condizioni veramente debilitate, tant'è vero che i compagni bolscevichi che lo accolgono alla stazione Finlandia di Pietrogrado, poi lo portano via, lui capiva già un po' il russo. Gramsci ha avuto sempre una passione linguistica, nel 22 sapeva già 6 lingue, e lui riesce a capire che Zinovi e Kamenev dicono tra loro: portiamolo a Soveranibor, perché questo potrebbe morire da un momento all'altro e magari i compagni italiani insinueranno che l'abbiamo avvelenato. E quindi lui lo portano in questo posto, che era un Soveranibor, il bosco argentato, perché era un bosco di betulle, voi sapete che le foglie delle betulle sono argentate, che era un ex educandato per le signorine dell'aristocrazia zarista e che era diventato un luogo di cura, in particolare per malattie nervose. Lì conoscerà Eugenia, poi conoscerà Giulia. Si trasferirà poi a Vienna, e mentre è a Vienna Gramsci innanzitutto fa molte attività, una delle quali è creare un quotidiano del Partito Comunista che non esisteva. Questo quotidiano si chiamò L'Unità. Un giornale che Gramsci creò e Renzi disfece, tanto per capire il percorso. Era il 12 febbraio 1924. Poco dopo ci furono delle elezioni, le elezioni fatte con la famigerata legge Acerbo, che era un po' simile a quella riforma elettorale che sempre il mai abbastanza lodato Matteo Renzi aveva cercato di far passare nel 2016, ma che per sua disperazione, infatti poi si è ritirato dalla politica come è noto, non passò. Grazie a quella legge Acerbo, chi prendeva una maggioranza relativa otteneva 2/3 dei seggi, quindi una legge democratica, per così dire. E inopinatamente, almeno per Gramsci, che stava a Vienna, risultò eletto. E risultò eletto non in Sardegna, non a Roma, non a Torino, dove pure aveva passato quasi 11 anni, ma risultò eletto in un collegio del Veneto. Quindi voi del Nord-Est avete questo merito che dovreste rivendicare sempre. Quando litigate con qualcuno: noi abbiamo eletto Gramsci, dovete dire. Quindi tu stai zitto, perché tu hai eletto Gramsci? No, noi sì. Quindi questo è un bel merito. Gli giunge questa notizia che lui non si aspettava e scrive: adesso, come dire, devo tornare in Italia, devo andare a fare il mio dovere di deputato, il mio dovere di deputato, testualmente.
Non è che la cosa mi faccia particolarmente piacere, ma quando penso che alcune centinaia di contadini veneti hanno sfidato le bastonature dei fascisti per segnare il mio nome sulla scheda, io sento non solo un dovere, ma sento un'obbligazione morale a precipitarmi a Roma, cosa che infatti fece. Gramsci dunque si trasferisce a Roma e arriva praticamente, siamo nel pieno della crisi Matteotti, no? Un momento molto difficile, e comincia a fare il suo dovere di deputato. Ma il Parlamento è dominato, la Camera, sapete che il Senato era di nomina regia, quindi tutti i vecchi parrucconi, no? L'età media del Senato era 85-86 anni, va alla Camera e comincia a fare il suo dovere. Tutti i santi giorni che Dio manda sulla terra, Antonio Gramsci era il primo a entrare e l'ultimo a uscire. Ma non prendeva mai la parola, studiava i fascisti, prendeva appunti. E essere deputato comunista in un'assemblea dove i fascisti sono i due terzi dei componenti non era una cosa facile. I fascisti si permettevano di decidere chi potesse entrare o non entrare a Montecitorio. Bastonavano spesso i deputati comunisti o anche quelli socialisti. Gramsci lo lasciavano passare. Un po' come quella battuta che Woody Allen, no, quando invita la bionda a ballare, e lei gli dice vai via Sgorbio. Ecco, lo lasciavano passare perché ti passa pure tu Sgorbio, nano, eccetera. Ma un giorno lo Sgorbio, il nano, Sugobetto, come lo chiamavano in Sardegna, vedo già dei polizia che sta arrivando, non ho ancora detto nulla di pericoloso. Cioè. Un giorno, era il 16 maggio, state prendendo appunti, ragazzi, era il 16 maggio 1925, Antonio Gramsci si iscrive a parlare. Si stava discutendo la trasformazione in legge di un decreto legge firmato da Alfredo Rocco, grande giurista, anticamente socialista, poi radicale, poi nazionalista, poi fascista. È un percorso abbastanza usuale nella storia d'Italia, no? Mai, non ho mai visto un percorso inverso, almeno se voi ne avete visti, complimenti. Abbiamo anche una colonna sonora. Gramsci quindi si iscrive a parlare e prende la parola contro questo disegno di legge che formalmente aveva l'obiettivo di mettere fuori legge appunto le associazioni segrete della massoneria, che peraltro era uno dei grandi finanziatori del fascismo. Ormai non serviva più. E Gramsci capisce che in realtà quel disegno di legge è un trucco, è il trucco per mettere fuori legge tutte le forze di opposizione, come infatti sarebbe accaduto. E quindi prova a spiegarlo, prova a dirlo. Il suo discorso, del resto, queste sono cose pubbliche, basta che andiate in una biblioteca, in una delle biblioteche del Regno, e cercate gli atti parlamentari, seduta del 16 maggio 25, e vedrete che il deputato Gramsci viene interrotto 30 volte. È quasi come andare in un talk show televisivo, è la stessa cosa. C'erano quelli, già allora, quelli che Gramsci chiamava gli spezzatori professionali di comizi. I talk show sono fatti proprio di questi personaggi, ne sappiamo qualcosa. 18 di queste 30 interruzioni le fece proprio lui, il duce in persona. Voi sapete che non si potevano scattare foto, del resto la macchina fotografica all'epoca era una rarità. Ma c'erano i disegnatori parlamentari. In uno di questi disegni, che poi fu pubblicato su qualche giornale, si vede il testone del duce con la mano sul padiglione auricolare per percepire meglio le parole che uscivano dalla bocca del nano, che la voce di Gramsci era una voce anche flebile. Tuttavia, non è che questo impedisse a Mussolini di interrompere. E a un certo punto, una delle interruzioni, sono due interruzioni interessanti. Mussolini disse a Gramsci: sì, sì, perché voi comunisti avete parlato tanto di rivoluzione, ma la rivoluzione l'abbiamo fatta noi, le camicie nere. E Gramsci, che poi scrisse a sua moglie: che cretino sono stato,
Perché quello è lo scopo degli spezzatori di comizio, è quello di interromperti e di farti perdere il filo del ragionamento. Ne sappiamo qualcosa. Sono stato stupido, mi sarei dato dei pugni sulla testa, scrive, per essere stato così stupido da raccogliere le provocazioni. E infatti, dice, facendo uno sforzo di nervi mostruoso, scrive Gramsci a Giulia, ho dovuto prima controllarmi e poi ho risposto, la rivoluzione è quella che cambia una classe sociale al potere. Voi avete semplicemente cambiato un personale politico. E Mussolini rincalza, sì, ma noi abbiamo il consenso dei contadini e degli operai. E Gramsci di nuovo ci cade, per così dire, e dice un'altra frase che potremmo mettere nelle cartuscelle dei Baci Perugina, no? Il vostro è il consenso ottenuto col bastone. A quel punto il presidente di sessione interrompe Gramsci, dice basta onorevole, lei ha finito, la sta buttando troppo in politica, cioè in Parlamento, la sta buttando in politica, vabbè, cioè, ok, va bene, arrivederci. Intanto il fascismo stava includendo, stava proprio a partire dalla mente di Alfredo Rocco, che aveva in animo di realizzare una feroce gerarchia istituzionale per ingabbiare proprio la società italiana. Il fascismo procedeva a grandi passi verso lo Stato totalitario. Superata la crisi Matteotti, quando una parte del mondo antifascista aveva ingenuamente sperato che Sua Maestà, come garante dello Statuto, intervenisse, come sappiamo il re non intervenne, i deputati aventiniani, quelli che poi furono chiamati aventiniani, rimasero fuori dal Parlamento, i deputati comunisti che inizialmente avevano aderito anche loro alla secessione del cosiddetto Aventino, decisero proprio su impulso di Gramsci di tornare in aula. Ma intanto le autorità fasciste escogitarono un decreto per dichiarare decaduti i deputati aventiniani, ma Gramsci si sentiva sicuro, perché non erano rientrati, e quindi continuò a fare la sua attività, ma nella notte tra il 7 e l'8 novembre del 1926, ve le state segnando queste date che sono importanti, si fa un nuovo decreto di cui nessuno sa nulla e in cui in pratica, e qui gli storici stanno ancora litigando se l'impulso è venuto direttamente dal re o da Federazione Ministro dell'Interno o da Mussolini, la conclusione che si aggiunge un codicillo per cui anche i deputati comunisti venivano dichiarati decaduti. Decreto ancora non pubblicato, non ancora in vigore, Gramsci abitava a Roma, abitava presso una famiglia tedesca, la famiglia Passarghe, su cui si sono fatte delle speculazioni un po' grottesche. Comunque, tra l'altro Gramsci non ha mai avuto una casa sua, come i deputati di oggi, no? Sempre subaffittava una stanza o due. Abitava in via Morgagni 25, c'è una targa a Roma, se sono andate in pellegrinaggio davanti a questa targa, portate una carezza a quella targa e dite questa per la manda d'Orsi. Rientrando tardi a casa, era passato prima a casa della cognata che gli aveva preparato da mangiare, torna a casa, erano le 10:15 di sera circa, vede due individui davanti al portone di via Morgagni 25, come dire, sente odore di sbirro. Ci sono degli sbirri? No. Sine e Nuria hanno due borsalini in testa, hanno due cappotti, hanno le mani nelle tasche dei cappotti. Lui cerca di passare tra i due che lo bloccano, e uno dei due, manifestamente il responsabile, le piace questa storia? È come un film. Anche la storia è un film. Il capo dice, onorevole Gramsci? Sì, ci segua. E Gramsci chiede, un po' timidamente, dove andiamo? Non faccia domande. Quello diventò poi il refrain. I primi mesi
dell'azione persecutoria che poi che portò Gramsci in galera al confino, poi in un'altra galera e poi nella galera definitiva, furono sempre costellati appunto da questa domanda che rimaneva inevasa di Gramsci. Cioè, quando chiedeva dove andiamo, non faccia domande. Infatti a un certo punto lui imparò che non doveva più chiedere. Non faccia domande, lo impacchettano, lo mettono in un'auto e lo portano a Regina Coeli. Lui scriverà: furono le due settimane più orribili della mia vita. Fino allora non sapevo che sarebbe successo dopo, naturalmente. Gli assegnano una branda in una cella comune. Lui racconta che sollevò la coperta e vide queste lenzuola di un colore indefinibile dove formicolavano le più varie specie di insetti. Riuscì poi dopo a ottenere una cella a pagamento singola, ma furono giorni, appunto, lui dice, i più terribili della mia vita, dove lui ancora non sapeva perché era lì, di che cosa era imputato. Lui ufficialmente era ancora un deputato in carica. Un giorno, erano passate due settimane, prima dell'alba venne violentemente svegliato, ma svegliato, Gramsci non dormiva mai perché non c'era modo di dormire lì, e gli si dice: onorevole, prenda le sue cose e ci segua. E Gramsci fa di nuovo la domanda fatidica: dove andiamo? Non faccio domande. Ok, non faccio domande. Lo impacchettarono, lo misero prima su un'auto, poi su un treno. Questo treno fece un lungo tragitto facendo delle soste in caserme dei carabinieri e alla fine arrivò a Palermo, dove per tre volte un traghetto tentò la traversata, ogni volta tornando indietro, per cui diventava molto complicato, perché tornare indietro significava far scendere coloro che erano a bordo, che erano tutti detenuti, messi, portati in una caserma, e poi il giorno dopo la stessa cosa. Tutto questo sempre con un piccolo particolare che non dobbiamo dimenticare: costoro erano legati fra loro in file di quattro, con ferri ai polsi, non le manette, i ferri, quelli che poi si stringono con manite, e ceppi alle caviglie, e legati per quattro con delle catene. No, questo vorrei ricordarlo, no? Perché quando ci si dice qualcuno ancora, il fascismo in fondo non è stato così male. No, è stato proprio così male, è stato. Finalmente riuscì, durante la terza traversata, gli viene rivelata la destinazione, che lui ancora non sapeva. La destinazione e anche la motivazione. Onorevole, lei, lo chiamavano sempre onorevole. Onorevole, lei è stato condannato a 5 anni di confino di polizia per attività sovversiva. Vabbè. E prima sentì dire che era destinato in Somalia, poi seppe che era destinato a Ustica. E qui comincia la seconda fase di questa peregrinazione di Antonio Gramsci. Quindi prima Regina Coeli, poi queste traversate, Ustica. Ustica ci rimase 44 giorni. Ustica fu quasi effettivamente una vacanza per lui, perché i confinati politici potevano muoversi dall'alba al tramonto in certe zone dell'isola, non dappertutto. Ma soprattutto a Ustica trovò una ricca compagnia di antifascisti, comunisti, socialisti, socialisti democratici, socialisti riformisti, socialisti rivoluzionari, anarchici, repubblicani. E a Ustica trovò anche il suo vecchio amico e concorrente, Amadeo Bordiga, tra i quali ci fu sempre un rapporto di concordia discors, di stima reciproca, ma basato però su due concezioni assai diverse della politica e del partito. Però si stimavano e comunque c'era anche affetto, infatti decisero di andare a vivere insieme. Anche perché, come scrive Gramsci in qualche lettera, Amedeo Napoletano fa un caffè formidabile. Poi erano due tabagisti, e in più potevano passeggiare e discutere. Gramsci amava molto stare all'aria aperta. Al 45esimo giorno, stessa cosa, viene risvegliato bruscamente da un paio di carabinieri: onorevole, ci segue? No, non faccio domande.
viene impacchettato e fa il percorso inverso. E soltanto a un certo punto del percorso lui viene a sapere qual è la destinazione. La destinazione è il carcere di San Vittore di Milano, dove si svolgerà l'istruttoria sulla base nella quale dovranno essere decisi i capi di imputazione. Questo viaggio durò 19 giorni, si chiamava traduzione ordinaria. Ricordatevi, sempre legati da catene per quattro, con i ceppi alle caviglie e i ferri ai polsi. Gramsci raccontò in alcune lettere, soprattutto a Tatiana, la cognata, e meno a Giulia, che non era tanto, come dire, pronta a rispondere, i famosi silenzi di Giulia, raccontò questo viaggio, dice, questo viaggio è stato di per sé una lunghissima cinematografia. Ho conosciuto la più grande varietà di esseri umani e ho capito come ci si possa sbagliare a giudicare delle apparenze. E fa una serie di esempi che adesso per brevità, perché qui avete dei ritmi che manco la Fiat dei tempi di Valletta aveva. Cioè, almeno, cioè, no, storia, no? Cioè, sì, finito, no, catena di montaggio, via, un altro, avanti un altro. Gramsci si rivela uno straordinario osservatore della realtà, un antropologo e uno straordinario narratore. E racconta una serie di scene, in particolare ve ne cito due, mi ero portato anche qualcosa, ma ho considerato i tempi, non tralascio. Tanto lo so a memoria, quindi non c'è bisogno. Dice, questi personaggi che sono tutti, appunto, di solito si radunano tra di loro, come dire, vengono messi insieme tutti i cosiddetti politici, no? Tra costoro poi avvengono anche le presentazioni, piacere Antonio, a un certo punto nelle presentazioni qualcuno sentì, percepì il nome Gramsci, e questo signore che era, Gramsci lo descrive come un gigante, che stava sempre e a tutti, e specialmente alle autorità che chiedessero le sue generalità, aveva distrutto i documenti, rispondeva sempre invariabilmente: io sono l'unico e basta. E si definiva ovviamente un anarchico ultra individualista, seguace di Max Stirner, insomma, l'unico è la sua proprietà, riferimento a quello. Quindi lui percepisce questo nome e dall'alto della sua statura imponente si volge verso il basso e dice: Gramsci, Gramsci Antonio? Sì, ma io mi credevo, l'unico era napoletano, ma io mi credevo che Gramsci fosse un gigante e non un nano. Voltò le spalle e non gli rivolse più la parola. Ma Gramsci lo racconta con grande ironia. E un altro episodio che racconta riguarda il brigadiere caposcorta, che faceva l'appello due volte al giorno. E Gramsci dice: ma dove vuoi che scappiamo? In quattro legati. E notò, Gramsci notò, che questo brigadiere si soffermava sempre un po' più a lungo, giorno dopo giorno, quando elevava il suo nome. Il nome che lui racconta spesso sbagliavano: Gramasci, Granci, Gramascon, noi più strani. E a un certo punto non ce la fece più il brigadiere, napoletano anche lui, e chiese: ma voi siete parente del famoso deputato Gramsci? Gramsci scrisse poi a Tatiana: ho fatto così la scoperta della mia fama. E allora Gramsci dovette dire che era lui, e ebbe la stessa risposta dell'altro, dell'unico, che di nuovo il brigadiere disse: ma io pensavo che Gramsci fosse un gigante. Sì, lo so, vabbè, non sono un gigante, però, dice Gramsci, sono i poliziotti che ci guardano, siamo in regola, abbiamo i permessi, facciamo. Il brigadiere caposcorta però a un certo punto dice che un giorno gli si avvicinò e gli allentò un po' i ferri ai polsi, perché ormai aveva le cicatrici, sanguinavano,
e cercava tutti i giorni poi di avvicinarsi. E dice, Gramsci scrive, era un uomo pieno di bisogni metafisici, una cosa meravigliosa, no? Direbbe Schopenhauer, prima lo immagino che Schopenhauer, cioè. E Gramsci riflette, ma pensate se quest'uomo avesse incontrato le persone giuste, no? Avrebbe fatto tutt'altro nella vita. E però voleva parlare di filosofia e a un certo punto cominciò a chiamare Gramsci non più onorevole, ma maestro. E Gramsci gli viene da ridere, per così dire, però nello stesso tempo è colpito da questo fatto. Bene, devo accelerare perché sì, i tempi sono stretti, abbiamo detto, quindi Gramsci arriva faticosamente a San Vittore e lì comincia una nuova fase. A San Vittore rimarrà 15-16 mesi e lì fa l'incontro col giudice istruttore, un certo Macis, che meriterebbe una conferenza, una prossima edizione di Storia, voglio fare una conferenza su Macis. Macis riesce a intortare, diremmo, Gramsci, che dice, onorevole, lo chiamavano sempre onorevole, onorevole, lei non mi deve considerare un fascista, io sono un uomo della legge, io sono un magistrato, io voglio difendere da loro, cioè loro sarebbero stati i fascisti. E poi diceva, sono sardo come lei, abbiamo studiato nello stesso liceo di Cagliari, liceo di Ettore. Ho fatto letture, ho letto anche io autori che lei ben conosce, ho letto anche Marx. Gramsci era molto stupito. E comunque usò una tattica, è la classica tattica dello sbirro buono, e poi arrivava ogni tanto lo sbirro cattivo, no? Però questo Macis ogni due settimane o tre arrivava sventolando un nuovo capo di imputazione. Alla fine diventarono 12. Uno di questi capi di imputazione prevedeva la pena capitale. Gramsci venne accusato di devastazione e strage. Si arrivò faticosamente alla fine di questa istruttoria, in cui c'è anche un episodio interessante che forse ho il tempo di raccontare. Sempre Macis un altro giorno arriva sventolando non un capo di imputazione ma una lettera dicendo testualmente, onorevole, nel suo partito c'è qualcuno che vuole che lei passi un bel pezzo di tempo in galera. Di che si tratta? Gramsci vuole la lettera, no, la lettera la tengo io, gliela legge lui. Comunque è una lettera di un compagno, un dirigente comunista, Ruggero Grieco, che era una lettera un po' sciocca, se vogliamo, ma una lettera innocua, da cui sì, risultava che Gramsci aveva un ruolo eminente nel partito, ma la polizia lo sapeva. Però questa insinuazione del giudice istruttore diventò un tarlo nella mente di Gramsci. Ancora poco prima di morire c'è un riferimento alla famigerata lettera di Grieco, perché il giudice istruttore gli fece credere che quella lettera avrebbe aggravato nel processo la situazione di Gramsci. Curiosamente però quella lettera al processo non fu presentata, non risulta agli atti del processo. Scusate, qui non abbiamo manco un valletto e quindi mi tocca versare da solo facendo cadere l'acqua. Ecco, infatti, naturalmente Gramsci racconterà nelle lettere la vita del carcere, e sono anche queste, sono lettere bellissime, cui racconta anche come il momento fondamentale della giornata del carcerato sia il momento in cui viene distribuita la posta, no? Quando ci si raduna e uno delle guardie legge i destinatari e c'è il momento dell'attesa, la speranza fino alla fine e poi quelli che felici se ne vanno, lui dice, stringendo anche solo una cartolina illustrata o una lettera, e quelli che delusi tornano in cella. E lui scriverà spesso ai familiari, la cosa più importante per noi che siamo di qua, e voi non potete capire cosa vuol dire essere di qua,
La cosa più importante non è mangiare, la cosa più importante è ricevere un segno di attenzione dall'esterno. E racconta tutti i riti del carcere. All'epoca non può ricevere libri dall'esterno e deve accontentarsi di quello che trova nella biblioteca del carcere di San Vittore. Voi potete immaginare che cosa si trovasse nella biblioteca del carcere di San Vittore. Carolina Invernizio, l'onesta gallina della letteratura italiana, quella che sfornava due romanzi l'anno come le galline fanno almeno due uova. Eppure Gramsci a un certo punto scriverà: si dice che dalle rape non si cava sangue. E io penso che sia un motto sbagliato. Anche dalle rape si può cavare sangue. E allora lui comincia a studiare, proprio leggendo questa che i tedeschi chiamano trivial letteratura, cioè una letteratura, no, ultra popolare. Comincia a cogliere gli elementi di interesse e si chiede anche: ma perché al popolo bisogna dare solo Carolina Invernizio? Non meriterebbe qualcosa di più? Comincia a fare una serie di riflessioni. Noi ci saremmo accontentati di leggere per passare il tempo, lui invece no, era proprio, diciamo, professore nato, si direbbe. E comincia a fare dei piani di lavoro, perché lui pensa che l'unico modo di sopravvivere al carcere, non di resistere, di sopravvivere, è lavorare e tenere in esercizio la mente, ma anche il fisico. Fa ginnastica, coltiva le rose, alleva un passerotto, legge quattro quotidiani, che cerca appunto di quelli che vengono venduti al bettolino del carcere. Finalmente si arriva all'esito istruttoria e l'autorità decide che il processo si svolgerà a Roma, perché viene indicata Roma come sede centrale del Partito Comunista d'Italia. Quindi Gramsci deve partire per Roma e prima di partire decide di preavvertire sua mamma. La mamma naturalmente viveva con il resto della famiglia in Sardegna e Gramsci aveva un amore straordinario per sua mamma, anche per le vicende familiari, per il fatto che il padre era stato arrestato per 5 anni in galera e la madre si era sobbarcato alla cura di 7 figli. Gramsci era il quarto di 7 figli, venendo meno il cespite fondamentale della famiglia, che era lo stipendio, che era un buon stipendio del padre. E lui a volte di notte racconta che spiava sua mamma che stirava le camicie per i signori, per i ricchi, con un grosso ferro pieno di braci ardenti. E quindi decide, la mamma diventa il centro dell'universo affettivo di Gramsci, da cui invece il padre scompare. E prima di partire Gramsci decide che deve in qualche modo avvertire la mamma, perché lui sa, o crede di sapere, e quindi le scrive questa lettera datata 10 maggio 1928, la vigilia della partenza per Roma, dove sarà sottoposto al processo. Fate conto di essere adesso a un concerto alla Scala, massimo silenzio, spegnete i cellulari, trattenete i colpi di tosse. Carissima mamma, non ti vorrei ripetere ciò che ti ho spesso scritto per rassicurarti sulle mie condizioni fisiche e morali. Vorrei, per essere proprio tranquillo, che tu non ti spaventassi o ti turbassi troppo qualunque condanna siano per darmi, che tu comprendessi bene, anche col sentimento, che io sono un detenuto politico e sarò un condannato politico, che non ho e non avrò mai da vergognarmi di questa situazione, che in fondo la detenzione e la condanna le ho volute io stesso in un certo modo, perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione, che perciò io non posso che essere tranquillo e contento di me stesso. Cara mamma, vorrei proprio abbracciarti stretta stretta, perché sentissi quanto ti voglio bene e come vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato, ma non potevo fare diversamente. La vita è così, molto dura,
e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini. Ti abbraccio teneramente, Nino. Era il 10 maggio 1928. L'indomani parte per Roma. A Roma si trova davanti al cosiddetto Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, una delle grandi invenzioni di Alfredo Rocco. Un tribunale dove non c'è neanche un magistrato. I giudici, o cosiddetti o sedicenti giudici del tribunale, sono tutte camicie nere, che hanno fatto carriera in base al numero dei rossi che hanno ammazzato. Digiuni di qualunque competenza e cognizione giuridica. In questo processo, detto processone, si trovarono una cinquantina di dirigenti militanti comunisti. Tutti quelli che erano caduti nelle retate, quelli che non erano già in prigione, quelli che non erano scappati, quelli che non erano morti. E forse voi sapete la famosa frase che è stata qualche tempo fa contestata, ma abbiamo testimonianze al riguardo: la requisitoria del pubblico ministero, che non era il giudice istruttore di Milano, pubblico ministero del processo, che si chiamava Isgro, finì con le famose parole, indicando con dito indice l'imputato Gramsci: dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare per almeno 20 anni. La condanna fu a 20 anni, 4 mesi, 5 giorni di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Proprio la beffa che veniva aggiunta. A quel punto, tra l'altro in questo stesso processo, fu tra gli imputati c'era Umberto Terracini, che prese 2 anni di più, perché Terracini sfidò, dicendo: voi siete degli incompetenti, non avete nessun titolo a giudicarvi. Tanto Terracini era un giurista, quindi mettere nel sacco Terracini, ed era un uomo di un coraggio straordinario. E quindi fu punito, ebbe una condanna a 22 anni, invece che solo i 20 avuti da Gramsci. Emanata la sentenza, Gramsci viene spedito, si decide che deve andare al penitenziario di Porto Longone, ma a sua insaputa sua madre fa una supplica al capo della polizia, al ministro di Grazia e Giustizia, a Mussolini stesso, perché gli venga risparmiata quella destinazione che era famigerata. A Porto Longone i detenuti morivano come le mosche per le condizioni di insalubrità di quel carcere. E alla fine fu mandato al carcere giudiziario di Turi, vicino Bari, un carcere tuttora attivo, dove la cella di Gramsci è monumento nazionale, quindi la potete visitare prendendo un appuntamento, mandando i documenti prima, facendo una semplice pratica burocratica che dura 7 settimane, ma comunque si può visitare. Viene mandato a Turi, dove arriva a luglio, e lui sa che deve passare 20 anni lì. E lui dirà: io non mi sento né un santo né un eroe, sono semplicemente un uomo medio. Beh, se gli uomini medi fossero tutti come Gramsci, come dire, il mondo sarebbe diverso, credo. Non voglio privilegi, ma voglio godere di tutte le opportunità che la legge, compresa la legge vigente fascista, mi consente. E quindi lui si mette a studiare tutti i codici, tutte le norme, le raccolte di leggi e regolamenti. E per esempio una cosa che gli spetta e che non gli viene data fino all'8 febbraio del 29, dopo essere stato arrestato l'8 novembre del 26, vi siete segnate le date, era di leggere e scrivere in cella. E lui si chiede: ma perché? E la spiegazione noi la sappiamo. Quando si è deciso che si vuole impedire a quel cervello di funzionare, ecco, impedirgli di leggere e scrivere in cella è un modo per portare avanti questo percorso, questo obiettivo, no? Finalmente l'8 novembre del 29 ottiene questo permesso, ma con delle ulteriori limitazioni. Può scrivere e leggere in cella per solo 4 ore al giorno. E Gramsci di nuovo si chiede: ma perché 4 ore? Vorrei sfruttare tutte le ore di luce. Non solo, ma un'ulteriore limitazione che può avere in cella, adesso qui dovrei avere dei pezzi, può avere in cella contemporaneamente solo 4 pezzi. Come certe biblioteche che non puoi prendere più di 3-4 libri, no?
se no devi restituirlo. Lui può avere in cella per 4 ore 4 pezzi, ma 4 pezzi possono essere 3 quaderni e un libro, 3 libri e un quaderno, 2 quaderni e 2 libri. Lui comincia a scrivere quindi i suoi quaderni, che alla fine saranno 33, i primi 3 di traduzione, il resto sono quaderni di scrittura. Comincia a scrivere seguendo appunto via via dei piani di lavoro. Gramsci in galera è consapevole di essere un uomo sconfitto, di essere sconfitto come individuo lui, come Antonio Gramsci, sconfitto come uomo, sconfitto come marito, Giulia che non risponde alle sue lettere, sconfitto come padre. Gramsci ha avuto 2 figli da Giulia, Delio che nasce nell'agosto del 24 e Giuliano nell'agosto del 26, che lui non conoscerà mai. E lui supplicherà ripetutamente Giulia di andare, di venire una volta, ti prego Giulia vieni, portami i bambini. E Gramsci, che aveva una sorta di ossessione pedagogica, una delle sue sofferenze maggiori è proprio quella di non poter contribuire all'educazione dei suoi figli. Tanto più che Giulia era una teorica dello spontaneismo educativo, tanto crescono da soli. E Gramsci gli spiega che non è così, perché questo atteggiamento di lassismo quando sono piccoli diventa poi di durezza assurda quando sono adolescenti. Quando sono piccoli si lascia fare qualunque cosa, lasciandogli venire il delirio di onnipotenza, e poi si pretende di correggerli col bastone, quindi sbagliando 2 volte. Ma è sconfitto anche come leader politico, è finito in galera. Ed è sconfitto come leader di un partito che è stato messo fuori legge, il Partito Comunista d'Italia, ma è sconfitto anche come rappresentante di un movimento complessivo, il movimento proletario, il movimento socialista. E quindi tutta questa, come dire, la sua elaborazione parte dalla constatazione di questa drammatica situazione. E lui si sente un po' come Niccolò Machiavelli, tutti voi più o meno conoscete la biografia di Machiavelli, che era stato come Gramsci un attore politico, aveva fatto politica attivamente anche a un livello piuttosto alto. Poi a un certo punto la caduta della Repubblica, poi i Medici, poi la Repubblica, vabbè, Machiavelli viene sottratto all'agire politico, si ritira nella famosa villa dell'Albergaccio e comincia a riflettere sulla politica. E ci regala un tesoro, che sono i quaderni, sono Il Principe e i discorsi sopra la prima decade di Tito Livio. Un repertorio politico che avrebbe potuto essere usato da altri dopo di lui. Gramsci fa la stessa cosa. Impedito di fare politica attivamente, non rinuncia alla passione politica e non rinuncia all'istanza finale della sua passione politica, che era la rivoluzione. E quindi, come Machiavelli ci dà Il Principe e i discorsi scritti dal 13 e il 15, 1500, così Gramsci ci dà i quaderni e le lettere, perché le lettere dal carcere non sono soltanto la parte emozionale e letteraria di Gramsci, sono uno strumento che integra i quaderni e sono anche un aiuto potente per penetrare in questo universo magmatico che sono i quaderni del carcere, dove Gramsci affronta quasi tutti gli argomenti dello scibile umano. Nil humanum a me alienum puto, in qualche modo. Ma soprattutto riflette sulla modernità del suo secolo e riflette sulle ragioni della sconfitta. Gramsci vuole capire perché il movimento operaio è stato sconfitto. E pensa che dare la colpa agli altri o il merito agli altri sia sbagliato. Dobbiamo riflettere su dove noi abbiamo sbagliato. Questo è l'invito che ci fa Gramsci. Se loro hanno vinto è anche perché noi abbiamo sbagliato. Dove abbiamo sbagliato? È lì che ci si deve concentrare. Ma pensa anche stimolato dagli avvenimenti in corso, in particolare da un avvenimento, la crisi economico-finanziaria di Wall Street, no? Dell'autunno 1929. Il Comintern, cioè l'Internazionale Comunista, decretò che quella crisi, mi sento proprio come
decretò che quella crisi era testuale la campana a morto del capitalismo. E Gramsci cerca di far capire ai compagni in carcere, con cui poi romperà spesso, che non è affatto così. Gramsci pensa che quella crisi finirà per rafforzare il capitalismo e che la politica fordista è una politica intelligente, astuta, perché è una politica che finirà per ingabbiare le masse, che continueranno ad essere vittime, ma diventeranno anche complici di quella politica. Perché, come gli ci fa notare, Ford, che per lui è l'ideal tipo, no, dell'imprenditore capitalista americano, Ford con la politica degli alti salari, che cosa fa? Fa un'operazione di grande intelligenza. Gli alti salari, dice Gramsci, non sono una vittoria del proletariato, sono un modo per incastrare di più il proletariato, perché quel surplus di denaro che rimane nelle tasche del proletario, il sistema fa in modo che il proletario, la proletaria, i lavoratori, le lavoratrici li spendano in beni superflui e li spendano dove? Nei supermercati di Ford. E una volta alla settimana andranno al cinema a vedere un film prodotto da Ford nelle sale cinematografiche di proprietà di Ford e compreranno anche la domenica un rotocalco illustrato, quello dell'epoca dei rotocalchi, stampato da Ford. Ecco che il lavoratore viene trasformato in un gorilla ammaestrato. Tutto deve essere funzionale alla produttività. Il padrone pretende di mettere il naso anche nella camera da letto dell'operaio. Anche la sua vita sessuale deve essere regolamentata ai fini della produzione, per così dire. Queste osservazioni che fa Gramsci in carcere, in particolare in un quaderno che egli stesso, un quaderno speciale che egli stesso intitolerà Americanismo e Fordismo, anticipano in maniera straordinaria le analisi degli esponenti della cosiddetta scuola di Francoforte. Ma Gramsci, quando scrive queste cose, in America non ci ha mai messo piede né ci metterà piede. E la sua biblioteca in carcere, che gli procura un po' alla volta il suo fraterno amico Piero Sraffa, economista a Cambridge, ma comunista, sia pure nascosto, diciamo, alla fine ammonterà a circa 400 volumi. Cioè Gramsci riesce a capire delle cose a partire da spunti piccolissimi, per esempio una recensione a un libro che lui non potrà leggere. Noi oggi abbiamo la biblioteca di Babele, clicchiamo su Google e arriviamo a trovare qualunque cosa. Pensate come siamo privilegiati rispetto a lui. E allora Gramsci matura l'idea scusate, che in quell'epoca, in quella fase storica, in Occidente, e Occidente non è solo una categoria geografica, è una categoria economica, sociale e culturale, cioè nei paesi a capitalismo maturo, in Occidente la rivoluzione non è più pensabile secondo il modello bolscevico. Qual è stato il modello bolscevico? L'assalto frontale. La presa del Palazzo d'Inverno, 7 novembre, Pietrogrado, 1917. In questa fase storica in Occidente non è più pensabile. E Gramsci analizza e vede le differenze tra come è la società occidentale e quella, diciamo, Oriente, cioè quella russa. Tra l'altro sarebbe molto interessante oggi anche questo. Ma tuttavia, appunto, la conclusione di questo ragionamento non è, come qualcuno ci ha voluto far credere, che Gramsci diventa liberale o fa la biura del comunismo e della rivoluzione. No, Gramsci continua e continuerà ad essere, fino a che avrà forza di respirare, un rivoluzionario. Ma pensa che bisogna ideare un altro tipo di rivoluzione che passerà attraverso essenzialmente il lavoro culturale, il lavoro ideologico, e quindi di quale importanza di coinvolgere gli intellettuali, perché ogni classe sociale ha i suoi intellettuali, gli intellettuali organici, sia organici a una classe, non a un partito, come spesso si sente dire, i quali devono aiutare la classe appunto a formarsi. Perché cosa ci spiega la situazione americana? Quello che vi dicevo prima, che la classe borghese,
di cui Ford è il rappresentante idealtipico, riesce a fare quell'operazione perché prima di essere classe dominante è classe dirigente. E allora ecco che noi proletari, noi subalterni, Gramsci innova potentemente anche il lessico e l'orizzonte del marxismo. Gramsci alla fine creerà una nuova teoria generale del marxismo. Anzi, io credo che tra un po' potremo parlare del gramscismo come di una corrente a sé, che parte dal marxismo ma innova profondamente, apre come qui, fa entrare aria nuova. Bene, quindi in questa, su questa linea è necessario non mollare, per così dire. Bisogna fare un lavoro di costruzione di una controegemonia dal basso. Solo se diventiamo classe dirigente potremo essere classe dominante. E appunto, dicevo, innovando anche il lessico marxista, innova anche e arricchisce molto il pensiero marxista. Per esempio, nota le nuove funzioni dello Stato. Lo Stato non può più essere considerato come lo consideravano soprattutto Lenin in Stato di Rivoluzione, semplicemente lo strumento di cui una classe si serve per esercitare il suo dominio su un'altra. Oggi c'è uno Stato allargato che ha enormi funzioni ideologiche, culturali ed economiche, e Gramsci lo nota. E anche parlare di proletari o di operai diventa quasi anacronistico, è insufficiente. Perché oggi c'è una platea molto più vasta di oppressi, molto più vasta di quanto siano i lavoratori occupati o inoccupati. E chi sono? Sono i subalterni. Ecco che Gramsci appunto prova a ragionare in termini di subalterni. E tra l'altro questa è una delle ragioni della grande fortuna che Gramsci sta avendo oggi nel mondo. A partire dagli Stati Uniti, ma anche dall'India, dal Giappone, dalla Corea del Sud, dall'America Latina, come grande teorico dei subalterni. È nata addirittura da Gramsci una corrente che ha prodotto molte cattedre dell'università e dei subaltern studies, gli studi dei subalterni e sui subalterni. Ecco, quindi Gramsci, e devo arrivare alla fine perché sento delle occhiate penetranti alle mie spalle, prima che mi arrivino le freccette. Quindi Gramsci, pure sconfitto, eccetera, eccetera, non molla, dicevo, e non rinuncia all'opzione rivoluzionaria, ma ridefinendo il concetto di rivoluzione. Tutto questo in un lento ma inesorabile aggravarsi della sua condizione fisica. Ogni giorno un gradino in giù, un gradino che so che non potrò risalire. Mi sento come un sasso affidato alla corrente. Questo inferno. Questo inferno in cui sto vivendo, questo inferno in cui morirà, anche se passerà, a un certo punto, passerà, alla fine del 33, passerà dal carcere di Turi a una clinica di Formia, dove scrive gli ultimi quaderni, nel 35 viene spostato in un'altra clinica, stavolta a Roma, la clinica qui si sana paradossalmente, dove Gramsci non scriverà più. Non ha più, lui dice, non ho più neanche la forza di reggere la penna in mano. Ma soprattutto lui ha paura di perdere la capacità intellettiva e di scrivere cose, come dire, di cui non ha più il controllo. E quindi scrive soltanto delle lettere. È una lenta decadenza che lui osserva come un anatomopatologo osserva una lucertola che ha sezionato. Parla di tutte le sue malattie, le sue sofferenze. E quando arriva alla prima clinica a Formia, ha uno shock, perché arriva davanti a uno specchio. Vede una figura in quello specchio e si volta indietro. Penso che ci sia qualcuno dietro di lui, perché non si riconosce. È diventato irriconoscibile a se stesso. Questo per darvi l'idea della trasformazione, delle sofferenze. Quando Gramsci muore il 27 aprile del 1937 alle ore 4 più o meno del mattino, dopo un'agonia che sopraggiunge a un ictus, ha avuto già un ictus nel 33, poi a questo secondo ictus gli arriverà il decreto, e ormai ha già avuto un decreto di semilibertà,
di cui non si fa nulla, ma insomma, il decreto di libertà gli arriva curiosamente il giorno 25 aprile. Potremmo dire che è stata una sorta di profezia della storia? Vi ringrazio. Applausi per Gramsci sono questi, grazie, grazie a tutti. Grazie a Storia, grazie a Gramsci, grazie a voi, grazie. Non mettetemi in imbarazzo, basta, grazie, grazie mille.